Avete presente quando nel video dei regali di compleanno per i 18 anni vi ho detto? Sorella, come regalo, mi ha regalato un viaggio che faremo a fine novembre. Ecco, è arrivato il momento. Soltanto che la destinazione è cambiata. Il volo è domani mattina alle 6, però in realtà noi ce ne andremo oggi da casa perché andremo direttamente nella città dell'aeroporto. Dentro l'aeroporto, quindi non posso passare la mascherina, mi sembra anche saggia come cosa. E nulla, in teoria partiamo tra un'ora e un quarto per Milano City e siamo a Palermo chiaramente. Adesso voglio andare ad annusare tutti i profumi del supermercato, cioè tipo del negozio. Questo è il regalo di compleanno di mia sorella, stiamo partendo con alcuni suoi amici e con Franci a Milano. Allora, sto provando ad utilizzare la modalità cinematografica, una cosa del genere. Fatto sta che, come vedete, comunque sono sola completamente, cioè in questo momento qua dietro non c'è nessuno. Cioè sono ovviamente mia sorella e i miei amici, però mi sono allontanata perché ho abbassato un attimo la mascherina. Non dissatemi, però lo vedete, non c'è un cavolo di nessuno dietro di me. Sono le 5 e mezzo e noi stiamo per partire. No, non è vero, cioè nel senso stanno per aprire il gate in teoria. Francesco è andato a prendere l'acqua. Comunque è tipo il primo viaggio innanzitutto che faccio con mia sorella da sola senza i miei genitori ed è il primo viaggio che faccio con Francesco. E voi direte, ma non sei stata a Milano un mese fa? Sì, raga, sono stata a Milano un mese fa con le mie amiche, quindi in teoria ci sto ritornando. E diciamo che l'altra volta quando ero tornata a casa mi sono resa conto che c'erano tantissime cose che mi sarebbe piaciuto vedere che non siamo riusciti a vedere per mancanza di tempo, quindi sono felice perché posso tornare e vederle adesso. Ed inoltre in realtà non era questa la meta, cioè la meta doveva essere Bratislava, soltanto che a Bratislava sono aumentati un sacco i casi di Covid, cose troppo intensive eccetera eccetera, quindi alla fine abbiamo optato, essendo che avevamo lo scalo a Milano, per rimanere a Milano e saremo lì 3 giorni e voglio portarvi con me. Sono appena scesa all'aereo, infatti c'è ancora un rumore assurdo. Sa che sono la prima ad essere scesa essenzialmente, perché ero il numero 4 nei posti, mentre gli altri erano tutti tipo 12, 13, quindi sì, devo aspettarli per tipo un sacco di tempo. Parlando di tempo, non è male, c'è tipo nebbia assurda, che tipo al sud non c'è quasi mai la nebbia. Qua c'è sempre nebbia, vabbè. Torna a te, è fatta bene ed è bella. Siamo arrivati a Milano Centrale, ma ora dobbiamo andare a Sesto San Giovanni, perché in realtà non saremo a Milano, ma appunto a Sesto San Giovanni. È la prima volta che io vado, quindi non so minimamente come si ci arrivi. Allora, in pratica siamo arrivati in hotel. Sono senza mascherina perché sono nel bagno da sola dell'hotel, però non ci hanno dato la stanza perché la stanza ce la daranno alle 2, perché i check-in chiaramente si fanno alle 2, ma già mia madre me l'aveva anticipato. Ho sciolto le trecce e sto facendo delle piccole trecce qua per rendere i miei capelli più decenti. Quando io parto preferisco sempre avere i capelli con le trecce, ne sarete accorti anche nell'altro video di Milano, per averli legati durante tutto il viaggio, perché a me scoccia tantissimo avere i capelli tipo davanti alla faccia eccetera quando devo fare qualcosa, cioè quando devo essere... mi devo muovere tanto, devo fare tante cose di corsa, mi scoccia avere i capelli davanti alla faccia. Comunque, vi dico cose che dobbiamo fare. Innanzitutto mi vedete tutta ingioiellata, ho cambiato i gioielli, perché devo fare delle storie in collaborazione con due brand, cioè in realtà con un brand, e poi devo riuscire a farmi fare una foto carina da Franci, in modo tale da sapere già la foto per un brand per una collaborazione di domani. Perché noi siamo partiti giusto giusto nei giorni del Black Friday, quindi nei giorni in cui i brand si fanno, diciamo, cioè cercano più collaborazioni, perché si fanno più pubblicità, perché ci sono tutti gli sconti, no? Quindi partendo per il Black Friday mi sono dovuta portare delle cose qua per dei lavori, diciamo. Però sono cose top, cioè le sto amando tantissimo, soprattutto guardate questo orologio quanto è figo. Però carini così i capelli, no? Sono meglio così. Che di là? Non potete rispondermi. Cerchiamo qualcosa da mangiare qui in un centro commerciale e dopodiché in teoria dovremmo incontrare le altre persone e andare all'EICMA, che è tipo una fiera super famosa che si tiene soltanto per 3-4 giorni l'anno qua a Milano. E giusto giusto, coincidenza totale, siamo venuti proprio per quei giorni, essendo che Francesco ama le moto eccetera, è il giorno perfetto, quindi io mi supererò di non so quante ore di fiera per amore. Guardate cosa si fa per amore. No, vabbè, scherzo, cioè secondo me è una cosa anche figa, boh, da vedere, da farvi vedere anche a voi, quindi ho deciso di andare anch'io. Dopodiché forse, se riesco, andrò sempre insieme a Francesco e Simona a visitare la sede di Scuola Zoo, perché appunto stiamo organizzando un altro progetto che poi vedrete verso fine anno, proprio a fine anno.
E quindi con l'occasione che sono a Milano mi hanno invitata a vedere la sede e a conoscere tutto il team di Scuola Zoe. Sono super contenta di questa cosa. Fatto sta che adesso stiamo andando a mangiare. Io, raga, vi giuro, quando ho fame divento di un nervoso. Cioè, mi innervosisco con una facilità assurda quando ho fame. Cioè, tipo, la fame e il sonno sono i miei regolatori dell'umore. Solo acquisti intelligenti, io ho preso questa focaccia e sto dobbiamo andare a pagare, e questo tramezzino, che in realtà sono due, e salmone e salsa di avocado. Probabilmente non mi piacerà, però volevo fare la prova. Questo supermercato è dentro ad un centro commerciale vicinissimo all'hotel, quindi top. Questa focaccia se la prendeva sempre Fede a Milano, sempre a Milano come ora, però se avete visto quel vlog lo sapete, era buono. Non male, probabilmente perché ho tantissima fame. Mi sono disinfettata le mani. Andiamo? Secondo me c'è anche maionese. Secondo me salsa di avocado significa avocado più maionese. Mi sono portato un sacco delle cose che mi ha inviato American Uncle, li amo tantissimo. Stiamo raggiungendo gli altri ragazzi. Oddio, che capelli brutti che ho. Poi andiamo tutti insieme a Leif, ma è già tardi. Cioè, in realtà è 1:30, cioè mi sembrano davvero tipo le 7 di sera, non lo so, le 4 di pomeriggio, ma invece è tipo 1:30. Strano, me ne sono resa conto sia a vedere l'orario, ma anche per il fatto. Ho appena incontrato una persona con cui ho fatto una live su Twitch. Io letteralmente conosco 5 persone su internet, ok? Le ho incontrate, tipo 2 già le ho incontrate. Cioè, voglio dire, non lo so, ho la fortuna di incontrare per strada completamente a caso, quindi persone con cui non mi sono organizzata, persone che conosco. Ad esempio, avevo fatto una live su Twitch con questo ragazzo che è appena uscito dalla metropolitana e ci siamo parlati perché appunto ci siamo incontrati a caso. Io l'ho guardato, mi ho guardato e ho detto, sei tu? Sì, non sei tu? Sì. Comunque, vi stavo dicendo che dovevo andare a Lake, ma in realtà non mi ricordo il discorso che vi stavo facendo. Ah sì, che mi sono resa conto dell'orario, sì dall'orologio, ma dal fatto che sono tutti ragazzini con lo zaino. E quindi sono appena usciti a scuola, tipo per me era per pomeriggio. Scusate il rumore di sottofondo, ma sono in bagno, nel bagno del ristorante dove stanno mangiando gli altri ragazzi, perché noi abbiamo mangiato qualcosa da un po', loro invece hanno mangiato tipo proprio pranzo seduti. Soltanto che adesso abbiamo finito, quindi stiamo per uscire. In teoria finalmente dovremmo andare all'ECMA. In teoria. Carino lui. Anzi, non c'è inferno. Alla fine siamo venuti qua, non siamo più andati all'Eikma perché era troppo tardi. Quindi per oggi niente Eikma, ma credo che andremo domani. Sarà la volta buona? No, guarda, no, sicuro no. Secondo me c'è più fila dell'altra volta, anche perché non abbiamo prenotato. Oh, ma perché è vestita da sposa? Carino. Simpatico, ma neanche troppo, come lo sa. C'era fra un po' più fila dell'altra volta, quindi anche oggi fallisce. Però sono sicura che ci verrò di qua, che prima di tornare, quindi prima di lunedì. Adesso controllo quando sono gli altri giorni in cui è aperto, perché mi sa che sabato e domenica è chiuso, o lunedì è chiuso, boh, non lo so. Una di queste date è chiusa, perché ricordavo che c'era un giorno che si prendevano libero, anche mi sa 2. Quindi adesso controllo e prenotiamo, perché quella lì era la fila prenotati, quindi esiste una fila sicuramente peggiore dei non prenotati, non lo so. Fatto sta che siamo finiti in zona Navigli, io e Franci, perché sto andando in un posto strafigo. Stiamo per andare a visitare la sede di Scuola Zoo e conoscere tutto il team di Scuola Zoo. Non so se già ve l'avevo anticipato nelle clip precedenti, però stiamo per arrivare, proprio mancano tipo 2-3 minuti all'arrivo. E nulla, sono molto contenta, molto curiosa di scoprire il mondo Scuola Zoo più da vicino, proprio con mano. Un saluto. Stiamo andando a Castello Sforzesco per raggiungere gli altri, in realtà, che sono nel parchetto, cioè non sono all'interno del castello. Fatto sta che è andata benissimo, cioè abbiamo un po' parlato dei contenuti, vabbè, non vi spoilerò nulla, però vedrete delle cose nel mese di dicembre nuovamente con Scuola Zoo. Ma so che a voi piacciono tantissimo, perché letteralmente dopo il viaggio in Puglia, perché non sapesse tutta la storia del viaggio in Puglia, potete andarlo a ritrovare nel canale. Fatto sta che dopo il viaggio in Puglia, mensilmente mi chiedevate spesso, ma partire di nuovo con Scuola Zoo, come ti sei trovata con Scuola Zoo? Comunque domande, scusate, ho attraversare. Vi dicevo appunto che è una domanda che mi avete fatto più volte, quindi siete anche voi interessati all'argomento. Quindi sono molto felice di poter lavorare nuovamente con loro nel prossimo mese, però non vi spoilerò nulla, voi restate, seguitemi su Instagram per sapere tutta la tiritera, perché vi spiegherò tutto piano piano e soprattutto voi mi dovrete aiutare anche a scegliere delle cose. Fatto sta, no spoiler, andiamo a trovare il resto del gruppo degli amici. Ora qua c'è il castello, solo che non si vede per nulla bene con il buio.
i lampioni che si accendono e si spengono fanno molto tipo film horror. Qua ho conosciuto il mio amico Antonio, che era quel signore napoletano con l'uccellino che si chiamava Gennaro. Non so se vi ricordate, però ho fatto sta bella esperienza quella volta con Sveva, stavo morendo. Comunque siamo di nuovo al Duomo, abbiamo mangiato al Mac e adesso siamo di nuovo. Ed è la prima volta, credo, che vedo il Duomo di notte, onestamente, cioè di sera. Poi comunque sono le 8:30, ma per me è come se fosse mezzanotte perché sono stanca morta. Siamo appena arrivati in hotel, adesso andiamo a vedere la stanza. Allora, vediamo un po'. Comunque questo hotel è enorme. Siamo alla 100. Questa qui dovrebbe essere la nostra, in teoria. Vada Simona, devi tirarla fuori. Ok. Accendi tutto. Ottimo. Cariana. Allora, sono appena uscita dalla doccia, cioè in realtà no, perché mi sono già asciugata i capelli, però ho fatto stacchi e la stanza la faccio vedere domani bene. Scusate se faccio un po' paura per ora, però è perché sono appena uscita dalla doccia, ho ancora il trucco non tolto completamente, cioè non tolto bene perché non avevo lo struccante. E adesso sono qui pronta a dormire e mi addormenterò in mezzo secondo perché sono super stanca. Io sonno. Ci vediamo domani. Bonjour. Allora, non ho registrato all'interno della camera perché sono stata la prima ad uscire, onestamente, anche se loro sono già quasi pronti. Bonjour, oggi inizia il secondo giorno a Milano, mi brucia un po' la gola perché io ho preso freddo, infatti ho messo questo maglioncino bianco a collo alto, devo scendere penso al piano di sotto per la colazione. In teoria vorrei anche editare un video pubblicare oggi stesso, però mi sa che non riesco, quindi mi sa che farò già salto il video su YouTube, però magari lo edito e lo pubblico domani, non lo so, adesso vedo come mi devo organizzare. E del video WhatsApp, non so se l'avete già visto. E voilà. Comunque mi sa che si è messa a diluviare, non vado assurdo perché questo rumore penso sia pioggia. Allora, ho preso il caffè, brioche al cioccolato, torta al cioccolato, però dopo vado a prendere qualcos'altro perché ho strafame. E poi ho preso questi due pacchetti di biscottini perché mi piacciono molto. Io sono qua in stanza, non so se mi state vedendo bene. Comunque io sono qui in stanza mentre Francesco e Simona sono ancora giù. Adesso in realtà vorrei mettermi ad editare questo video, non questo qua, ma il video appunto di cui vi parlavo prima, cioè il What's on My iPhone, anche se sono quasi sicura di non riuscire a editarlo in tempo perché tra poco dovremmo essere fuori alla stanza, però ne approfitto per almeno passarmi i file, non lo so. E adesso voglio farvi vedere la vista tipo della stanza, ok? Allora, io penso che questa sia una zona sempre di questo hotel. Onestamente mi piace molto, non abbiamo pagato neanche troppo ed è abbastanza carino, non è ovviamente a Milano ma è a Sesto San Giovanni, quindi veramente i prezzi sono più bassi anche proprio perché per arrivare a Milano devi fare un po' di strada in più. E quella là era la sala in cui stavamo facendo colazione e Francesco e Simona sono là tipo seduti in qualche tavolo. Carino come posto. Comunque vi faccio vedere la stanza, ne approfitto adesso per farvela vedere. Qua c'è tipo tutto questo tavolo dove al momento ci abbiamo messo di tutto. Prima era tutto bello pulito, vuoto, c'è la mia colla per le unghie, ma dettagli. Ok, dopodiché qua c'è la porta dalla quale si entra, mi sa che ci sono Simone e Francesco. Qua c'è lo specchio, abbiamo la cintura aperta perché sono appena andata in bagno. Questa sono io, questo è l'outfit, belli questi pantaloni, mi piacciono un sacco. L'unica cosa che mi dà un po', vabbè, però facciamo il room tour. Quindi qua c'è la porta, qui c'è il bagno, già mezzo incasinato, però mi piace molto. Proprio basic, semplice, però pulito, moderno, cioè mi piace tutto bello bianco, pulito, sistemato e comunque per pulizia top, non ho avuto nessun tipo di problema. Qua c'è la doccia piccolina, qua c'è la porta del bagno. Dopodiché, uscendo dal bagno da questo lato, c'è questa specie di guardaroba nella quale abbiamo messo i vari giubbotti, eccetera. Questo è il ripiano, sempre per i vestiti. Qua sotto ci sono i posti delle cassaforti e del frigo bar che neanche abbiamo guardato. Qua un altro posto dove appoggiare di tutto. C'è questo specchio, questa qua mi sa che è una luce, non so come si accenda, tipo così, non lo so. E poi c'è effettivamente la sala dei letti. Sono tre lettini perché abbiamo preso una tripla, perché inizialmente avevamo preso una doppia. Avevamo due letti separati, eravamo io e Simona. Poi abbiamo dovuto far aggiungere un letto per il fatto che per varie cose, insomma, serviva una persona in più qua in stanza, appunto Francesco. Quindi letto, letto, letto. Abbastanza basic, letti comodi. Cioè io dormo onestamente anche sui sassi, cioè se tu mi prendi, mi dai un sasso, io dormo, non ho nessun tipo di problema, con la luce accesa, con la luce spenta, con un terremoto fuori, non mi faccio condizionare, però boh, mi sembrano comodi. E qua poi c'è questa tenda e la finestra dietro, mi piace molto.
Ah, c'è anche la TV, prendono i canali, ieri ci siamo guardati un po' le Iene e io poi sono crollata. Stiamo per uscire, sto aspettando il bel bal di giovani che si dimenticano tutte le stanze e poi fanno vai e vieni. Però ci sta benissimo il cappottino con l'outfit e sono felice. Navigli. Naviglio grande, quindi significa che c'è un naviglio piccolo. Noi qua siamo state l'altra volta con le ragazze, però era sera, quindi neanche ci siamo passati a questo ponticello per un po' timore di incontrare persone sospette. In giro, mercatini su Naviglio. Ho comprato un cappello bellissimo in una bancarella, dopo ve lo faccio vedere appena torniamo in hotel. Oppure perché Francesco non vuole che io indossi il cappello, e ha ragione, perché comunque magari l'avranno provato, non lo so, altre 100 persone, quindi non è igienico, ha ragione, anche se già l'ho provato, però vabbè. Fatto sta che siamo ancora sui Navigli, ci sono tutte queste bancarelle super carine, quelle cose che costano poco, anche thrift shop. Soltanto che io ho preso solo questo cappellino anche perché non ho spazio proprio fisico nello zaino per mettere nuova roba e poi non ho neanche voglia di cercare molto momentaneamente. Mi sa che andremo all'Eikma, cioè mi sa che andremo oggi all'Eikma, non so quanto è la, cioè non ne sono certissima, però spero di sì. Comunque si è popolata in un modo assurdo anche qua tutte le bancarelle, prima c'era molto meno persone. Prendetto in anticipo. Stiamo andando a Eikma. Freddo, alla fine ce l'abbiamo fatta, stiamo andando ad Eikma. Solo che ancora non abbiamo preso i biglietti, quindi dopo adesso li prendiamo online. In realtà non c'era un cavolo da camminare. Era tutto lineare proprio. Figa. Ed eccoci qua, nel mondo di Franci. È tipo enorme tutto ciò, quindi adesso vedremo dove ci porterà il cuore. Wow, io non ci capisco un cavolo, però sembra interessante, importante. Wow. Questo è com'è all'esterno per i cambi di padiglioni. Però fatto sta, ecco qua, guardate quante persone. Che assurdo. Stand più gli altri Kawasaki. Io non ci capisco niente, ma questi sono super gasati, quindi ci sarà un motivo di base. Finalmente siamo usciti dall'Eikma. Forse andiamo a cenare a Chinatown. Sono felice. Andiamo a cenare forse a Chinatown. Mi sa che è stato fatto contro niente. Porta Garibaldi. Allora, buongiorno. Oggi qui il terzo giorno in Milan. Fatto sta, voglio immortalare la bellezza del mio outfit, perché io credo sia uno degli outfit più fighi mio cervello l'abbia mai partorito. Voilà, allora lascia essere il disordine, è chiaramente mio. Guardate quanto è bello, cioè questo maglione, se solo questa porta si chiudesse, ti puoi chiudere, grazie. Questo maglione è la mia vita, in più questi pantaloni sono stupendi, entrambi Shane video vecchi, cioè questo qua è l'ultimo video di Shane, questo qua è un video un po' più antico. Poi la cinta, vabbè, perché altrimenti questi pantaloni mi stanno grandi. Ho messo tutti i gioielli argento per testare l'armocromia su di me. Quindi vedete, collanina pure argento, orecchino argento, altro orecchino argento, altro orecchino argento. Quindi oggi ci proviamo. Mi è piaciuto un sacco. Poi ho fatto questa specie di cosa con una pinza, perché ancora non ho sistemato i capelli, perché stiamo per scendere a fare colazione e dopodiché finiamo di sistemarci. Oggi ci siamo svegliati stratardi, però in realtà non c'è molto da fare oggi, cioè ancora non abbiamo deciso cosa fare, quindi nel chilling. Ieri non vi ho più spiegato come è finita la serata, abbiamo ordinato il Mac che non abbiamo finito, io e Francesco facciamo veramente schifo, abbiamo ordinato un sacco di cose e poi abbiamo mangiato molte meno, quindi me lo mangerò come spuntino, ho deciso, e adesso stiamo andando a fare colascio e ieri niente, poi siamo andati a dormire. Ho preso questi per metterli nella cioccolata calda e poi mi ho fatto anche il caffè, però boh, non lo so. Sai che non ci riuscirai. Sarà divertente. What up? Okay, vai? Sì. Dopo vediamo, dopo inseriamo gli altri. Non hai vinto. Non hai vinto. Ti mangio. Niente, mi dispiace. Ma chi è sto cucchiaino? Non lo so. Ma scusa, no.
siamo ancora al centro commerciale, sono tipo le 5 e mezzo, però adesso stiamo per andare via. Non vi ho più ripreso nulla perché in realtà non abbiamo fatto niente di che. Adesso vi spiego. Adesso siamo in Duomo. Siamo stati al centro commerciale tutto il pomeriggio, adesso siamo in Duomo. E fatto sta che siamo stati adesso alla Mondadori per vedere qualcosa, tipo souvenir, qualcosa, ma noi non abbiamo trovato nulla ancora da prendere ai nostri ai miei genitori, cioè Simona, ai nostri genitori. Quindi adesso vedremo di cercare qualcos'altro. Scusatemi, la luce è scena e la fotocamera sporca. Però fatto sta che nada. Ai. È il suo compleanno, adesso le danno il frappè gratis. Vai, attacca. Sì, sì. Lei l'ha festeggiata. Sembrava simpatico, pesce un frutto che non ho mai assaggiato, quindi sarà divertente perché probabilmente non mi piacerà. E sotto le boba alla pesca. Carino. Come al solito, anche se si tratta di un travel vlog, mi sono dimenticata di finirlo. Adesso sono a casuccia, però in realtà manca ancora una giornata. Infatti questo qua è soltanto il primo vlog da Milano, ma domani o dopodomani pubblicherò anche il secondo vlog da Milano, che sarà l'ultima giornata che ho passato lì insieme al gruppo di amici, insieme a mia sorella e Francesco. E quindi non perdetevi neanche quello. Do qualche spiegazione. Alla fine siamo andati appunto da Frankly, mi sembra che si chiami così. Avevo visto in un TikTok di una ragazza che loro praticamente per il compleanno ti regalano un frappè o una cosa del genere, basta che vai lì, mostri la tua carta d'identità e loro appunto ti regalano qualcosa. E quindi siamo andati perché c'era questa ragazza che ha fatto gli anni il giorno stesso, quindi è stata tipo un'illuminazione, vi giuro mi sono sentita, non lo so, intelligente, TikTok serve. Nulla, adesso io vi saluto, ditemi se questi vlog così, travel vlog, vi piacciono, perché a fine anno, perché questo mese potreste vederne degli altri, ditemi voi se vi piacciono oppure no, e nulla. Ci vediamo domani con il vlog dell'ultimo giorno a Milano.